Sono 2200 abitanti, siamo nel cuore dei Castelli della Vallesina e proprio dai castelli vogliamo partire. Alle mie spalle vedete l'ingresso del vecchio castello medievale e abbiamo trovato, incisa in una lapide, una citazione di uno storico dell'epoca, uno storico molto noto, Matteo Villani, che di Staffolo parla e scrive testualmente: nel marzo del 1354 i soldati di Fra Moriale della Marca, era un capitano di Ventura dell'epoca, presero il castello delle Istaffole e lo trovarono pieno di molto vino. Dove la citazione colpisce non tanto per la memoria di quel fatto d'arme, i fatti d'arme nel 3-400 nelle Marche erano particolarmente frequenti, ciò che colpisce è che nella memoria dello storico è rimasto il fatto che il castello era pieno di molto e buon vino, infatti siamo nel cuore della zona del Verdicchio. E questo è il primo biglietto da visita con cui Staffolo si presenta. Vediamo dell'altro nel prossimo servizio. Staffolo, sinonimo di Verdicchio, è uno dei colli più importanti per la produzione del Verdicchio classico dei castelli di Jesi. Perfino il nome, se riferito alla derivazione greca, avrebbe attinenza con il grappolo d'uva. È un colle a 442 metri di altezza, 30 km dal mare e 20 dalla montagna. È a due passi da Jesi, ma non è mai finito sotto la sua dominazione. Nello stemma comunale non c'è il leone rampante come negli altri castelli jesini, ma una staffa da cavalcatura. Anche la diocesi è quella di Ancona Osimo e non quella jesina. È castello medievale e tutto il centro storico è cinto da mura. Proprio all'ingresso del paese c'è la chiesa di Sant'Egidio, dove è conservato un polittico del XV secolo del maestro di Staffolo, Scuola del Lotto. Poco più avanti la collegiata di San Francesco, XIII secolo, apparteneva a un convento francescano, all'interno diverse tele di pregio dell'urbinate Filippo Bellini e di Maffeo Verona, nipote del grande veronese. Sul coro ligneo c'è un prezioso organo di Gaetano Callido. Paese del Verdicchio, dicevamo, ma anche dell'olio, si produce ottimo olio e della musica. Sì, proprio della musica. 2250 abitanti, una banda, un gruppo folcloristico, una scuola di fisarmonica e un'associazione organistica. Già alla fine del 500, inizi del 600, qui a Staffolo c'erano due musicisti, Alessandro e Fabio Costantini. Alessandro fu maestro di cappella a Loreto e poi a Roma. Buongiorno, e qui davanti al Palazzo Comunale, XVI secolo, ex sede del Monte di Pietà, siamo in compagnia del sindaco Egidio Brocani, sindaco dal 1999, lavora nel settore agricolo, gestisce il consorzio agrario. Ma Staffolo è un paese che, come tutti i paesi collinari, hanno subito lo spopolamento, ma c'è un'inversione di tendenza in questi ultimi anni. Sì, in effetti c'è stata una inversione di tendenza e abbiamo previsto dei nuovi insediamenti residenziali, e non solo nuovi insediamenti residenziali, anche una zona commerciale e artigianale, dove speriamo che possa trovare anche sbocco, dare delle nuove possibilità di lavoro. Quindi nuovi insediamenti edilizi, nuove abitazioni, ma non c'è il rischio che questo porti a uno spopolamento del centro storico, dove fra l'altro abbiamo visto diversi palazzi in degrado? Sì, questo è un problema che ci siamo posti. Infatti abbiamo, nell'ultima finanziaria del 2002, l'amministrazione ha messo un'agevolazione fiscale dell'ICI, un abbattimento dell'ICI al 50% per chi coloro vogliono ristrutturare case del centro storico. Questa è un'opportunità che potrebbe creare delle possibilità a coloro che piace abitare in questo paese collinare, che oltretutto è anche bello e si sta anche bene, tranquillo. Ecco, una grossa opportunità. Enogastronomia, turismo, voi avete una serie di prodotti tipici, il Verdicchio è il principe di questi prodotti. Ecco, per il turismo che cosa avete intenzione di fare? Si sta facendo diverse iniziative, comunque quello che mi interessa e mi piace è creare un discorso omogeneo sul territorio per promuovere non solo Staffolo, quale paese che è ricco di queste iniziative, ma anche il territorio che ci sta vicino, iniziative con altri comuni confinanti, Cupramontana, Maioladdi e quant'altro, che possiamo insieme dare un'immagine proprio del territorio unito. Benissimo, restituiamo la linea a Maurizio Blasi. Parliamo di agricoltura, anzi più esattamente parliamo della pastorizia, perché anche questo c'è tra le risorse di questa zona e ci sono degli imprenditori del settore che da tanti anni sono arrivati qui e arrivano dalla Sardegna.
Staffolo per anni ha subito lo spopolamento che ha colpito un po' tutti i paesi collinari e montani. Da qualche anno c'è un'inversione di tendenza. La popolazione è in crescita, il comune ha cercato di incentivare questa immigrazione di ritorno con nuove zone di insediamento edilizio e un'area artigianale e commerciale nella frazione Coste. Ma c'è anche chi molti anni fa ha fatto di queste colline la propria terra promessa. Noi siamo venuti qui al matrimonio di mio cognato e lì abbiamo visto che era una bella zona, è stato lui con la moglie a insistere di seguirli e portarci il bestiame che noi avevamo in Sardegna. Sono diverse le famiglie sarde arrivate qui attraverso il passaparola, un passaparola soprattutto fra parenti. Hanno acquistato i terreni abbandonati da chi aveva cercato un lavoro più soddisfacente nell'industria. I Calvisi sono arrivati da pastori, oggi hanno creato qui a Staffolo una bella realtà imprenditoriale, lavorazione latte di pecora, produzione di formaggio e ricotta. Noi siamo venuti con 300 pecore dalla Sardegna, io, mio marito e mio figlio che aveva 3 anni. Da 300 siamo arrivati a 500, non ci bastava, fino ad arrivare a una bella, diciamo, cifra di quasi 1800 pecore. Oggi hanno abbandonato l'allevamento per dedicarsi completamente alla trasformazione del latte di pecora. Il latte lo prendiamo dalle colline marchigiane, da 20 pastori che noi abbiamo qui nella zona, producono del buon latte, buono, di ottima qualità, formaggio sano. A Staffolo è attivo un gruppo di volontariato e di protezione civile, lo coordina Giorgio Severini. Da quanto tempo lavorate? Praticamente da 3 anni che è sorto il gruppo e nel frattempo siamo un po' cresciuti, abbiamo fatto diverse attività. Quanti siete? Siamo 32 iscritti. Ma tutti di Staffolo? Tutti di Staffolo, ma attivi 15. Tra gli attivi c'è Katie Pelagaggi, una studentessa? Sì, sono studentessa in economia aziendale e sono volontaria del gruppo comunale. Talmente volontaria che è in attesa di partire insieme ad altri suoi colleghi per le zone terremotate del Molise. Cosa si aspetta da questa esperienza? Ma io spero di poter dare un contributo a queste popolazioni che comunque hanno bisogno di aiuti subito, diciamo. E spero anche di fare un'esperienza personale importante. Un'esperienza importante per Keddy, ma voi non siete privi di esperienza come gruppo di volontariato? No, appunto, dicevo prima, abbiamo fatto anche, ha partecipato a progetti di antincendio boschivo nella comunità montana, abbiamo fatto esercitazioni, ultima a giugno che ha coinvolto diversi comuni limitrofi proprio sull'evento sismico, ipotizzando l'evento sismico, e quindi adesso ci sentiamo un po' preparati, insomma. Ci sono molti giovani tra i volontari, Katie? Ma sì, ci sono diverse figure, insomma, che più o meno hanno la mia età e quindi speriamo di poter portare avanti questo gruppo. Cambiamo argomento e cambiamo argomento per parlarvi di una chiesetta del Cinquecento restaurata da pochissimo, siamo in epoca barocca, una chiesa costruita nel 1571, il prossimo servizio ci spiega perché fu costruita. È un piccolo gioiello di arte barocca, si trova a 1 chilometro dal paese e chiusa dal 97, lesionata dal terremoto. È stata consolidata e restaurata e possiamo farvela vedere in anteprima. La chiesa di Santa Maria della Castellaretta è stata costruita nel 1571 da alcuni staffolani reduci dalla battaglia di Lepanto contro i turchi, un segno di devozione verso la Madonna. L'interno è ricco di stucchi, decorazioni e affreschi del pittore jesino Domenico Valeri, apprezzato anche come architetto. Suo è il progetto dell'Arco Clementino di Jesi. Di Domenico Valeri anche le 2 tele ovali alle pareti laterali. Solo una però è originale, la Nascita della Vergine. L'altra è stata rubata qualche anno fa e non è stata più ritrovata. La chiesa, che sarà riaperta fra pochi giorni, è di proprietà comunale. Viene utilizzata eminentemente durante la festa delle noci, che si svolge durante la prima settimana di settembre. È anche aperta su richiesta per visite guidate. Ed è tutto per oggi da Staffolo, ma solo per oggi, perché di Staffolo parleremo ancora questa sera nel telegiornale delle 19.35, parleremo della sua struttura economica, delle sue basi produttive, parleremo delle importanti tradizioni musicali di questa cittadina e parleremo, come è del tutto ovvio, anche del suo verdicchio. Per ora la linea torna allo studio. Buonasera da Staffolo, 2200 abitanti, siamo nel cuore dei Castelli Jesini, Staffolo, patria di gruppi folcloristici, ne vedete uno alle mie spalle, tra poco lo ascolterete pure, ma soprattutto una delle patrie del verdicchio. Che cosa ci puoi dire in proposito? Linea Gianni Rossetti.
Sì, buonasera. Per parlare di Verdicchio siamo questa sera con Giuseppe Bonci, che è un produttore di Cupramontana, ma soprattutto è il presidente dell'ASSIVIP. L'ASSIVIP è un'associazione che riunisce 33 produttori, 33 aziende delle province di Ancona e Macerata. Ecco, Giancarlo Trapanese parlava di una vendemmia che tutto sommato si è salvata. Come siete riusciti a salvarla? Sicuramente ci siamo salvati facendo vendemmie differenziate in periodi diversi. In questo modo siamo riusciti a ottenere un prodotto diciamo sicuramente all'altezza della situazione di tutti gli altri anni. Qui siamo nella patria del Verdicchio, il Verdicchio è sicuramente il vino marchigiano più conosciuto nel mondo, ma non ha mai avuto una grandissima immagine, o perlomeno l'immagine che merita. Sta crescendo o no questa immagine? Sicuramente sta crescendo, grazie anche ai produttori che hanno capito che bisogna fare qualità e quindi ecco, quell'immagine un pochettino offuscata in questo momento sta riprendendo. In un momento di crisi del vino bianco sicuramente il Verdicchio è quello che diciamo, sta ancora tenendo alla grande. Cala la quantità, si beve meno ma si beve meglio, c'è da aspettarsi un aumento dei prezzi? Noi ce l'auguriamo come produttori, perché altrimenti chi produce in campagna sicuramente deve essere remunerato. Logicamente in un momento di crisi del mercato mondiale bisognerà stare molto attenti. Sarà un po' difficile aumentare. Ricordo che l'ASSIVIP rappresenta l'80% della produzione del vino in queste due province. Ma Staffolo è il paese del Verdicchio, ma è anche il paese della musica, lo abbiamo visto prima. Vediamo perché in questo servizio. Sarà il vino che è fonte di allegria, sarà lo spirito attivo e intraprendente degli staffolani, ma è certamente inusuale tanta passione e tanto fervore musicale in un paese di poco più di 2000 abitanti. È una tradizione che risale addirittura alla fine del Cinquecento e ha due musicisti, Alessandro e Fabio Costantini, la cui fama arrivò fino a Roma. All'inizio del secolo la banda musicale c'era, addirittura prima del 1800, però ci abbiamo i documenti fino al 1901. Il gruppo folcloristico è nato invece nel 1971 grazie ad alcuni concittadini qua che hanno voluto mantenere le tradizioni folcloriche e poi l'associazione organistica vallesina. Questa è nata da 7 anni e opera in tutta la Vallesina. La riscoperta di questi famosi, diciamo, questi gioielli di organi che per tanti anni state rinchiusi dentro queste chiese a prendere la polvere, adesso fortunatamente si riesce a fare dei concerti d'organo. C'è una scuola fisarmonica, anche questa 10 anni, che è sorta con 15 fisarmonicisti, che viene dalla Vallesina. Una 50 di elementi la banda, 35 il gruppo folcloristico, 15 la scuola di fisarmonica. Tutti i giovani del paese hanno la musica nel sangue. Per fare una battuta, diciamo che quando appena uno nasce in qualche associazione deve finire, o nella banda o nel gruppo, nella sportiva, insomma in qualche associazione deve finire, perché tutti accaparrati. E c'è di bello che grazie a queste associazioni i ragazzi non vanno in giro, diciamo, sono molto impegnati. Presidente del gruppo folcloristico, quanti componenti? I componenti sono circa 25 tra ballerini e musicisti e niente. Da quanto tempo lavorate? Dunque, il gruppo è nato nel 1971. La più bella tournée che lei ricorda? Dunque, la più bella, diciamo, sono tutte belle, però è l'ultima che ricordiamo quest'anno in Spagna. Vuole indicarci qualcosa dei costumi mentre vediamo i suoi amici che diciamo, ballano? Ecco, i costumi, quelli che stiamo vedendo dei ballerini sono i costumi, il costume della festa dell'Ottocento naturalmente, e dietro dove c'è lo stendardo vediamo il costume rustico, sempre dell'Ottocento. Due parole sugli strumenti. Strumenti naturalmente sono, ecco, tradizionali, organetti, tamburelli e fisarmoniche. E non, se non che abbiamo anche l'organetto più lungo del mondo. L'organetto più lungo del mondo è un organetto di 6 metri che stiamo per vedere inquadrato dalla telecamera di Sergio Carnevali, eccolo. Sì, questo è l'organetto più lungo del mondo, dunque si estende per 6 metri. In quanti si suona? Questo sono in 3 persone e è lungo 6 metri e 2 centimetri per essere preciso.
Guardiamo ancora un attimo il gruppo folcloristico di Staffolo. E apprestiamoci a cambiare argomento, passando dal gruppo folcloristico a un altro aspetto rilevante della vita di Staffolo. Un quadro complessivo sull'assetto economico della cittadina. Lo vediamo nel prossimo servizio. Non solo agricoltura e non solo vino. Certo, il vino e i prodotti tipici, olio e miele ad esempio, sono e restano il motore dell'economia della zona, ma Staffolo guarda avanti. Si è fermato lo spopolamento, anzi la popolazione è in crescita, servono quindi altre opportunità. Il comune ha approvato una lottizzazione edilizia e ha creato un'area per le attività artigianali e commerciali nella frazione Coste. È un inizio, poi si vedrà. Certo, qui si guarda con un occhio particolare all'ambiente. Gli insediamenti devono essere compatibili con le attività prevalenti. A Coste ci sono due aziende meccaniche, piccole realtà ma di buona qualificazione, Stampi e Stampaggio, un settore che nei paesi vicini ha punti di eccellenza. Qui su queste colline anni fa sono arrivati i pastori sardi. Era il periodo dell'esodo dalla campagna e dello spopolamento delle colline. Hanno comperato i terreni e avviato allevamenti. Oggi c'è un'azienda per la trasformazione del latte di pecora, produzione di formaggi e ricotta, solo latte di queste colline, raccolto da una ventina di piccoli produttori. Oltre al vino è in crescita la produzione dell'olio, tanti piccoli produttori che si distinguono per prodotti di qualità. Un olio particolare con delle piante che sono secolari, quelle più grosse, che si chiama la carbonella. E noi quella lì la raccogliamo a parte perché è un'oliva molto molto piccola e c'è un costo enorme per raccoglierla. Non c'è solo il vino e non c'è solo l'olio nell'economia di Staffolo, c'è dell'altro e ci riferiamo al miele. Su queste colline la ricchezza arriva dalla terra. Qui la vera industria è l'agricoltura. C'è quindi molta attenzione alla natura e all'ambiente. In un ambiente incontaminato si possono sviluppare alcune produzioni di nicchia, quali ad esempio il miele, il vero miele naturale. Ci sono molti erbamedicai perché esistono ancora chi c'ha la stalla del bestiame, quindi dove cresce l'erba non si usano sostanze chimiche. E quindi le api sono talmente fragili che ne risentono. La stagione è un po' pazzerellona, ha inciso anche sulle api e sulla produzione del miele. Ha sfavorito un po' la primavera perché c'è stato un clima un po' asciutto di siccità e poi sono venute le piogge che hanno, diciamo, favorito un po' per le api perché c'è stato un clima piuttosto umido e soprattutto sono cresciuti i fiori anche dove gli altri anni non sono cresciuti, cioè sulle stoppie. La produzione di miele nelle Marche è modesta per quantità, ma eccellente per qualità. Un prodotto ben diverso da quello che arriva ad esempio dalla Cina. L'associazione apicoltori cerca quindi, attraverso la denominazione di origine protetta, miele dei Colli delle Marche, di far emergere queste differenze. Il miele è un alimento sanissimo, anzi lo possiamo considerare non biologico ma fra i migliori. I bambini e i vecchi lo possono mangiare tranquillamente perché è completo di vitamine e sano in tutti i punti di vista. Il vino a Staffolo non è solo